In questo video vi parlo di quattro cose che il narcisista dice per provocarti, ma prima di tutto noi sappiamo che una comunicazione è sana ed è efficace se chi parla è in grado di orientarla, di renderla comprensibile e adattarla, no, a chi ascolta. Il narcisista usa una comunicazione mirata a confondere e vaga, illusiva, per i monologhi in arabesco, dice niente ma è come se fosse stato detto tutto e se non hai capito, beh, sei stupido. Oppure usa dei toni non in linea con i contenuti. È capace a dire con toni scherzosi feroci crudeltà, tipo, non so, pseudo romanticherie sarcastiche, che l'altro non sa se è stata una crudeltà oppure una specie di complimento. Come anche la modalità del contagocce per far sì che tu accetti l'inaccettabile, il narcisista è come avesse a disposizione un contagocce. Questa è la strategia della gradualità: sguardi di disprezzo, esagerati sospiri, critiche dissimulate da scherzo, pettegolezzi. È un mago nel mettere uno contro l'altro. Lo spettacolo poi è assicurato quando le persone si eliminano a vicenda, mentre lui esce pulito, perché insinua dubbi, allusioni, quasi mai attacchi diretti, soprattutto negli ambienti lavorativi. Ma vediamo alcune frasi che usa il narcisista per provocarti. Entro nel tema e vi dico la prima. Stai esagerando, oppure ti stai costruendo tutto da sola. Non so quale sia il tuo problema, ma sapete che questa è una svalutazione? Perché in realtà cosa fa? Invalida il tuo diritto di avere dei pensieri ed emozioni sul suo comportamento inappropriato. Ecco, voglio ricordare che nessuno può dirci cosa devo provare, cosa devo sentire. I sentimenti per definizione sono soggettivi. È come ti dicesse, le tue emozioni non sono valide. Perché loro vogliono fare e dire quello che vogliono senza conseguenze, senza intoppi o responsabilità. Il problema sei tu. È questo che dice il narcisista. Non è colpa mia, cosa stai dicendo? Sei tu il problema, sei troppo sensibile, sei pazza. Ma questo è abuso. Perciò fate attenzione. Le nostre emozioni sono valide. Le mie emozioni sono valide. Io so cosa sento. Un'altra frase, la seconda, è questa. Tutti parlano, tutti dicono, tutti sono scontenti di te, eccetera, eccetera. Ma in realtà sono loro che sparlano, che dicono. Poi solitamente nei confronti degli altri usano, sono molto giudicanti quando parlano e sparlano di te, usano un linguaggio molto radicale, come, non so, per esempio, è fuori di testa o ha un altro suo periodo di quelli, insomma, è matta, è pazza, eccetera. Ma di fronte a te usano queste dichiarazioni di tutti, ma di nessuno. Un'altra frase provocatoria, la terza, è sei così egoista. Detta da un narcisista è ridicolo, vero? È una proiezione questa, i propri tratti della loro personalità sul bersaglio più vicino. E solitamente chi è il bersaglio più vicino se non una persona empatica? Perché questo? Perché la luce e l'amore che tu porti disturba la loro vergogna, la colpa. In più spesso tentano di spostare la colpa ed evitare la responsabilità. Solitamente loro arrivano a dire questo quando si rendono conto che non sei più così facile da manipolare, non sei più così interessata a conoscere il loro giudizio, a soddisfare le loro aspettative. Ai narcisisti non piacciono e non vogliono nemmeno avere a che fare con le persone che mettono dei confini sani, che dicono di no. Non piacciono
queste persone, i narcisisti. Non vogliono avere a che fare con queste persone. Persone che delimitano il loro territorio, che dicono no, che hanno una loro vita e che si amano. Un'altra frase, la quarta, l'ultima. Di cosa stai parlando? Che cosa stai dicendo? Ecco, di questo parlavo all'inizio del mio video. Quando stai tentando di comunicare e fai del meglio e cerchi di fare del meglio per farti capire, per esprimere quello che senti, e non so perché senti quello, insomma la tua esperienza, loro dicono: non so di cosa stai parlando, non credo che sia possibile. Ecco, sono bugiardi, sanno esattamente di cosa stai parlando. Fingono di essere perplessi, ma questo implica, prima di tutto, che non vogliono responsabilità. E un'altra cosa, dicono che quello che tu stai dicendo, cioè la tua esperienza, non abbia senso. Quello che tu esprimi non ha alcun senso. Perciò rafforza anche il detto sei pazza, ma lo fanno con l'intento di svalutare, discreditare soprattutto la tua intelligenza, ma anche i tuoi sentimenti e le tue emozioni. È gaslighting questo, niente di diverso. E concludo qua questo video, sperando che vi è stato d'aiuto, sperando che vi aiuta a fare chiarezza, mantenere distanza da certe persone o, perché no, rompere i legami con chiunque si sente autorizzato a provocarti in questo modo. È compito tuo prenderti cura di te, soprattutto se hai di fronte un narcisista, perché se non lo fai tu, allora chi? Sicuramente di certo non è il narcisista. Grazie, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo presto con altri temi, spero interessanti per voi. Buona domenica!